diciamo che è stato un film innanzitutto che probabilmente all'epoca era facile fare. Io credo che un film del genere adesso non sarebbe più possibile farlo nel nostro paese, perché era un film che prevedeva comunque un grande amore e rispetto per la cultura umanistica, che via via si sta un po' sbriciolando, ma non lo dico con un sentimento passatista, come era meglio, quando è un dato di fatto. E quindi forse io stessa non avrei più voglia di raccontare un certo tipo di conflitto, perché come il mondo va avanti e anche noi, per usare parole pompose, narratori, andiamo avanti. E certo, in questo film la cosa veramente straordinaria è stato l'incontro con Marcello, perché sicuramente è stato il poter avere il più grande attore italiano per il personaggio che io avevo scritto così accuratamente per 2 anni, che mi aveva completamente abitato, che per me era veramente diventato una specie di parente. Ma quando tu hai scritto il film, sognavi, immaginavi, fantasticavi sulla possibilità di avere Mastroianni? Devo veramente dire la verità, è una cosa di cui tutti questi anni mi vergogno tantissimo, perché veramente si vede quanto uno può essere stupido. E io ho scritto il film per Gasman, perché era una specie di archetipo del professore, non solo nella famiglia che c'era stato tre anni prima, ma comunque Gasman era l'intellettuale per eccellenza. Marcello non era un intellettuale, lo aveva fatto un poco nella notte, un poco nella dolce vita, ma comunque già in 8:30 apparteneva al mondo Snaporaz, cioè era uno molto più vitale, molto meno di pensiero rispetto a Gasman. Ed è stato il mio produttore, Pescarolo, che è stato il mio produttore per 5 film, chissà che cosa avrei fatto se non ci fosse stato lui, che mi ha veramente preso per mano da quando ero una ragazzina, che mi ha detto: ma perché non provi a pensare a Marcello? Perché sarebbe diverso, sarebbe meno scontato. E la cosa atroce, e io ho detto no, e lui mi ha detto: incontralo, ti prego, incontralo, perché gli ho mandato di nascosto il copione, gli è piaciuto tantissimo e ti vuole vedere. Allora io, cioè il mio Guillermo, non volevo incontrare Mastroianni perché ne avevo paura, timore, adesso dico, poi mi tocca prenderlo e non è adatto. E avevo detto questa cosa a Pescarolo, ho detto: io sono di una famiglia di musicisti, mio nonno era violinista, ho detto: non ha le mani da violoncellista. E poi alla fine l'ho incontrato ed è successa questa cosa in cui per un primo pomeriggio l'ho incontrato a casa della CAU, poi la sera a cena, e lui ha cercato di convincermi che nonostante le mani in Baggiaro avrebbe potuto fare questo ruolo. Allora, ripensandoci negli anni, ho detto: ma quanto può essere grande un attore che si dà la briga di convincere una ragazzina al suo secondo film che lui è Marcello Mastroianni e può essere adatto per un ruolo. Cioè, in questo c'è tutto il ritratto di Marcello, della sua enorme voglia di comunicare, sperimentare, fare cose diverse e soprattutto di non considerarsi assolutamente al di sopra di niente e di nessuno.